assume sempre più caratteri giudiziari la vicenda che contrappone lo scienziato e ora senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, e assume le sembianze di Roberto Riguli, ex primario della microbiologia di Treviso e dell'ex direttrice di origini vicentine di Azienda Zero Patrizia Simionato. I due infatti sono stati rinviati oggi a giudizio e andranno quindi a processo per l'acquisto dei tamponi rapidi largamente usati dalla regione per combattere la seconda ondata di Covid-19, quando nell'autunno del 2020 Zaia scaricò proprio Crisanti. Il giudice Maria Luisa Materia oggi, venerdì 10 febbraio, ha rinviato entrambi a giudizio al 22 febbraio 2024, accogliendo quindi la richiesta di sostituto procuratore Benedetto Roberti. Rigoli e Simionato andranno a processo quindi e con tempi lunghi peraltro. La prima udienza è fissata fra un anno, ossia il 22 febbraio del 2024. Le accuse sono falso ideologico e turbata libertà di scelta del contraente. Per il solo Rigoli anche il depistaggio.